mondo dove solo i deprivati sociali possono abitare e hanno diritto ad essere massacrati, non solo dalle polveri, non solo dai fumi, ma anche da rumori che ascoltati giorno e di notte per mesi, per anni, certamente bene alla psiche non fanno. Non solo fumi e polveri, anche l'inquinamento acustico mette a rischio la salute dei cittadini di Servola. La commissione trasparenza del comune è stata convocata oggi nei pressi della centralina fonometrica dell'ARPA di via Pitacco dalla sua presidente, la consigliera del Movimento 5 Stelle Cristina Bertoni, che dopo aver letto i dati della procura ha lanciato l'allarme. I rumori provenienti dalla ferriera sono oltre i limiti di legge, come certificato dai rilevamenti della centralina ARPA. Le spiegazioni che ARPA ha dato hanno confermato che il clima acustico nella zona prospiciente la ferriera è caratterizzato da livelli emissivi che sono superiori ai limiti di legge in vigore. Pertanto la popolazione dell'abitato di Servola è esposta a livelli di rumore che possono comportare dei rischi per la salute. A confermare i dati anche i tecnici dell'ARPA, tra cui il direttore tecnico Franco Sturzi, presenti alla riunione della commissione insieme ad alcuni cittadini e a rappresentanti delle associazioni locali che si battono per la qualità dell'ambiente. Anche quando l'alto forno era chiuso per ristrutturazione, non si andava sotto la notte di 53 decibel nelle stazioni di rilevazione, che significa che a casa delle persone ci sono circa 4 decibel in più, per cui la notte non si andava sotto i 57 decibel con l'alto forno spento. Soprattutto in orario notturno il problema permane e neanche quando appunto l'alto forno era spento non si rispettava la legge. In Consiglio i 5 Stelle hanno chiesto l'intervento del sindaco con mozione urgente. Abbiamo chiesto in altra sede al sindaco di intervenire. L'urgenza con la quale abbiamo richiesto l'intervento del sindaco è stata negata, andremo comunque avanti, non ci fermeremo. E questa trasparenza è un passo nella direzione di rendere tutti consapevoli delle esposizioni al rumore che caratterizzano questa zona.